Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Scope U-Boat, io lo pronuncio, so che sarebbe Das Boot o U-Boot, ma io lo pronuncio U-Boat perché mi piace nella pronuncia ovviamente americana. Questo velocissimo e strategico gioco della Draco Ideas, che ringrazio di cuore perché ci avevo già collaborato in passato, ma recentemente mi hanno ricontattato per propormi diversi giochi e me ne sono arrivati a casa insieme a questo altri 4. Quindi ho tantissimi prodotti di loro da presentarvi, sia della Seconda Guerra Mondiale che anche per tutta la famiglia, ma anche a tema fantasy. Ho veramente dei giochi molto interessanti da proporvi. I loro giochi, che in questo caso è quello che mi hanno mandato, non sono tradotti in italiano, quindi i regolamenti sono in altre lingue e soprattutto in spagnolo e in inglese. Comunque i regolamenti sono molto facili, soprattutto di questo Scope U-Boat, ed è cioè, veramente sono 2 pagine di regole, si legge molto molto velocemente ed è davvero carino e interessante. Poi il contesto Seconda Guerra Mondiale mi piace da morire. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Scope U-Boat della Draco Ideas è un gioco molto veloce in cui ci saranno 2 squadre, quindi 2 giocatori, che si dovranno contendere le missioni nell'Atlantico. Quindi, come nell'Early War, inizio guerra 40-41, venivano portati tutti quanti le armi da guerra, ma anche le munizioni, quindi tutta quanta la parte logistica, la maggior parte soprattutto, passava via mare e per arrivare dagli Stati Uniti alle coste, magari dell'Europa, per la guerra contro le forze dell'asse, era impensabile mandarla a quel tempo via aereo. Quindi venivano mandati via nave. Però questi convogli, che venivano seguiti da cacciatorpediniere o corazzate e portiere in difesa, venivano categoricamente silurati dagli U-Boat dell'asse, appunto, degli U-Boat nazisti, nel corso dell'inizio della guerra. E quindi, quando questi convogli arrivavano, l'asse faceva sì con i suoi sottomarini che non passassero, ovviamente, e non arrivassero nel loro lungo viaggio dall'America, dagli Stati Uniti fino all'Europa. E in questo gioco ci si divide in 2 squadre. I giocatori dell'asse usano gli U-Boat, i sottomarini, e devono ovviamente affondare la flotta. Dall'altra parte abbiamo i tanker, che sono le navi grandi che portavano le provviste e soprattutto tutta la parte logistica dell'esercito, che devono riuscire a passare, ovviamente, coperte da nave. Le navi ce l'ha anche il giocatore dell'asse, però ne ha meno, ovviamente fa già scudo con gli U-Boat, comunque ha una parte molto più importante e interessante, che poi è il cuore del gioco. Mentre l'altro giocatore ha molte più navi, incrociatori, cacciatorpedinieri e navi destroyer, che sono quelli che lanciavano la bomba di profondità e che distruggevano il sottomarino che era nell'area lì sotto di loro. Anche se non lo colpivano, tante volte bastava l'onda d'urto e lo spostamento d'acqua a mandare in tilt tutti quanti i sensori, e uno U-Boat che si spegneva e non si riattivava più cadeva verso il basso, e da lì a uscire eri finito, soprattutto a profondità, come magari nel mezzo dell'Oceano Atlantico, profondità anche di chilometri. Nel gioco, all'inizio, si fa una mappa di 5x5 tile, dove si mettono praticamente delle caselline che vanno a rappresentare il mare. Sopra, da una parte dello schieramento, entro due da una parte, vengono messe le navi del giocatore alleato, dall'altra parte la flotta del giocatore che guida appunto le forze dell'asse. Ma la cosa bellina è che lì gli U-Boat sono nascosti, perché te non devi sapere dove sono. E per scoprire dove sono dovrei mandare le navi destroyer, quelle che praticamente avevano lo scandaglio di profondità, la dovrei mandare sopra un quadrante sono ovviamente 4 tile messi accanto, e mandandola lì davanti, lì sopra in quel quadrante, il giocatore con la nave destroyer dovrà dire quale delle 4 caselle, di solito quella dove sopra, va a scandagliare. Quindi andandola a scandagliare si spostano per un attimo le navi, che ci sono sopra ovviamente, che si muovono sopra il tile dell'acqua, si va a girare, e se il tile sotto è un sottomarino, quel sottomarino viene distrutto automaticamente, perché ha sganciato le bombe di profondità e l'ha distrutto. E un'altra regola vuole, ad esempio nel caso degli attacchi fra corazzate, ma non soltanto, perché ogni nave ha un valore, magari ha un valore di fuoco di 1 o di 2. Vi ricordo che quando si muovono in profondità i sottomarini sono molto più lenti di una nave, quando si muovono in superficie invece sono velocissimi. E anche il sottomarino di solito può uscire in superficie e sia silurare che sparare, perché può silurare anche a pelo dell'acqua. Però ovviamente come sale in superficie devi girare
per far vedere dove era nascosta e quegli altri te lo vedano e sei a portata delle corazzate, che se una corazzata tira a distanza 2 ti ci tira contro. E il combattimento invece che avviene fuori dall'acqua, se la nave ha valore di fuoco 2, vuol dire che può sparare a 2 di distanza senza contare la sua casella. Quindi una nave qui può contare 2 di distanza. Contando 2 di distanza deve prendere 2 carte colpito, ma allo stesso modo per ogni casella di distanza in più a cui tira deve prendere anche una carta mancato. Quindi se tira a 2 prende 2 carte colpite e 2 carte mancato. Le va a mescolare. Poi il giocatore che riceve il colpo ne gira una. Se è un colpito su una nave, la nave viene girata sul lato incendiato. Se è un colpito, invece, se è un mancato, il colpo non va a segno e si va avanti. Quindi questo è il modo di sparare. Invece i sottomarini possono silurare mettendo sopra al proprio sottomarino un token dei siluri e che non parte subito, viene sganciato e in tutte le fasi successive viene mosso sempre in linea retta e va sul davanti. Se incontra una nave nemica la prende, la silura e la distrugge. Di solito basta un siluro per distruggerle, su alcuni altri tipi di navi invece anche questa volta viene girato dal lato incendiato e la nave subisce dei malus. In conclusione questo scope U-Boat è veramente carino perché ricorda la battaglia navale a carte scoperte, perché te le vedi già dove sono sul tavolo le unità del nemico, però a carte coperte perché non sai dove sono i sottomarini. E questa è una figata perché te devi andare anche un po' a senso e il giocatore dell'asse può usare anche dei bluff, perché può usare dei bluff facendoti credere che il sottomarino è in un quadrante quando in realtà non c'è. Quindi magari lui ti fa indirizzare tutta quanta l'attenzione su quel quadrante, mentre invece il sottomarino è da un'altra parte pronto a colpire e che magari si sta muovendo verso i tank. Se vince la partita affondando tutti i tank, nel caso dell'asse, il giocatore invece alleato vince la partita se sfonda la zona di schieramento, cioè praticamente se esce dal tavolino dalla parte dell'avversario con tutti quanti i tank, ha vinto la partita. Gioco molto interessante, veloce, piccolino, tascabile, si spiega veramente, questo ci potete far giocare, infatti dice dai 12 anni in su, per me no, dai 10 in su, perché veramente è, ragazzi, di una semplicità disarmante, si porta ovunque, si porta al mare, si porta veramente in qualsiasi posto, prende poco tavolo, si rimette a posto velocemente, perché è una scatolina, per davvero fra poco te la metti, anzi te la metti in tasca del giacchetto, quindi è veramente interessante. Anche a livello strategico è bellino come gioco, cioè come dico io non è il classico gioco da spareggio e basta, è un gioco invece interessante che ha le sue tattiche, veramente bellino. Quindi io ancora una volta ringrazio Draco e Dias per questa copia che mi hanno fornito, come al solito fanno sempre giochi veloci, interessanti ma ben pensati, con dei regolamenti alla portata di tutti, quindi secondo me è un punto vincente per un'azienda che fa giochi da tavolo, non solo roba di nicchia. Se lo volete ordinare, come sempre, primo link in descrizione, insomma impressione dalla Gioco Libreria Semola, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, però se andate sul sito Scope U-Boat non c'è, oppure Pallino Rosso è finito, mandate una mail al supporto della Gioco Libreria Semola, a Corrado, al proprietario della Gioco Libreria Semola, e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Lui farà il possibile per trovarvelo anche se non ce l'ha in catalogo. L'ha finito? Ordina 9 copie. Non ce l'ha? Si informa per averlo. Quindi ordinate giochi reperibili, non di 10 anni fa, impossibile. Però se questo gioco lui non ce l'ha, chiedeteglielo comunque, gli mandate una mail al supporto e magari ve lo trova e ve lo vende. Usate sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7%. E per spese complessive superiori ai 79 euro, corriere gratuito in tutta Europa. Lo ordinate in 48 ore e vi arriva a casa in tutta Europa. Quindi non vi preoccupate se state anche all'estero, ordinate perché il Gioco Libreria Semola manda praticamente in tutta Italia e anche in tutta Europa. Io ringrazio ancora una volta la Draco Ideas ed è veramente un gioco molto interessante. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!